Tra Narducci e Palazzo San Giacomo spunta Palazzo dei Marescialli. Non appena è circolata la voce dell'ipotetica nomina del PM napoletano di Calciopoli, Giuseppe Narducci, all'incarico di assessore comunale nella Giunta De Magistris, è arrivato il secco no da parte del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Michele Vietti, a cui ha fatto subito eco l'Associazione Nazionale dei Magistrati, citando una norma del codice etico. Dal canto suo, il sindaco di Napoli tiene stretto il riserbo sulla squadra del governo in attesa di ufficializzarla lunedì prossimo e prosegue nei suoi incontri istituzionali. Ieri primo confronto ufficiale con il governatore della Campania, Stefano Caldoro. Diversi temi affrontati durante l'incontro, in primis l'inceneritore di Napoli Est, che vede sindaco e governatore su posizioni distanti. I due si sono impegnati comunque a una piena collaborazione istituzionale, ma De Magistris ha ribadito la necessità di varare al più presto la nuova giunta per affrontare da subito i principali problemi che attanagliano la città. Sto lavorando su alcuni aspetti di forte innovazione che ci saranno in questa giunta. Sicuramente un assessorato molto importante è quello che avrà ad oggetto i beni comuni, l'informatizzazione e la democrazia partecipativa. Perché una delle novità importanti di questa elezione è stato il ruolo importantissimo della cittadinanza attiva, della democrazia partecipativa, dei comitati, dei movimenti, dell'associazione. Quindi io creerò un assessorato che avrà il compito di instaurare proprio un metodo di consultazione nelle forme che poi decideremo con la cittadinanza.